conosce per niente questo teatro. Camici bianchi, cieli di tutti i colori. Quando adolescente, Eftimios era di tutti i colori. Parlare parlava poco, preferiva ascoltare. I cani che si rimbeccavano di notte nella valle, gli aerei che atterravano e rivolavano da una striscia di terra, dietro il lago, davanti al mare, i ragazzi e le ragazze in festa, nei boschi, nei paesi circostanti. Facevamo a gara, lui ed io, a chi li sentiva per primo, e la prova della vittoria certa l'avevamo soltanto se il rombo e i suoni si avvicinavano. L'automobile era sempre prima, dagli occhi di civetta, dietro alberi o curve. Non vinceva sempre lui, ma ci provava sempre. Parlava poco. Bastano poche parole, no? Si possono serrare le palpebre, ma le orecchie. Abbassi le palpebre e cala un velo. Arancio, rosa, giallo, rosa. Ma continui a sentire, anzi senti meglio, i sussurri, le mezze parole. Il rumore dei passi, gli scambi di sguardi per non farti sapere, per non farti capire quanto stai male. Erano oramai 3 settimane, in una clinica ormeggiata a Roma, sulla Nomentana. Entravano e uscivano dalla camera singola frusciando camici bianchi, di dottoresse e di dottori. Aggiungi al bianco delle lenzuola, dei cuscini, del muro, del comodino, dell'armadietto, dei fili latticinosi della flebo, delle tende, delle imposte delle finestre, delle porte. Aggiungi il bianco dei camici ed è più del necessario, no? Andiamo a casa, papà? Andiamo. Ciao, dottori. Un pomeriggio dell'86. Corre la familiare verso la casa tra gli alberi al lago. Io alla guida, lei al mio fianco, sorreggendo in aria il filo lattiginoso della flebo che finisce nello sterno ancora tenero, ancora sterno di Eftimios, lui al mio fianco. Guarda in avanti.
Per distrarre lo scherzo, lo faccio ridere. Lui con la mano destra sul petto, la sinistra a pregarmi, ridendo piano, di non farlo, che gli salta la farfallina. Taccio. Volge gli occhi in alto a sinistra, per un lungo tratto. E poi con un filo stupefatto di voce. Guarda, papà. Guarda tutti i colori del cielo. Gli uomini si sparano, fanno la guerra. Un pomeriggio di sole. Eftimios iniziò a zoppicare. Era il 74, era luglio. Ci trovavamo a Limassol, il porto dell'isola di Cipro in faccia al Libano. Scoppiò la guerra tra i turco-ciprioti e i greco-ciprioti. Gli uomini si sparano, fanno la guerra, disse Eftimios. Raffiche di mitragliatrice, colpi secchi, isolati, aerei che volavano sulle case basse. Uscivamo di notte, dalla villetta dei genitori di lei che ci ospitavano. Lei era ed è cipriota di lingua greca. Ci mettevamo nella profonda fossa, scavata lungo il viale per gli alberi futuri, ma buona come trincea. La guerra finì, come era cominciata. Uscimmo una mattina assolata nella città, verso lo zoo. I ragazzi non l'avevano ancora visto. Camminando una palazzina, bucherellata di colpi e poi... all'ombra di un sicomoro una larga macchia di sangue era preso. E gli animali esotici? Mi ricordo la macchia, il sicomoro, noi quattro che passeggiamo all'ombra e poi... tornando indietro lungo un marciapiede grigio, Eftimios iniziò a zoppicare. E mi chiese, strano pensai perché non chiede mai niente, di essere preso in braccio. Eh no, gli dissi, sei un ometto. E lui continuò a camminare zoppicando di meno. Poco dopo il rientro lei mi portò a lui e mi mostrò due macchie sulle sue gambe. Aveva 3 anni. Ma non mi pare che sia caduto, avrà sbattuto da qualche parte, disse pensando lei. Ma l'indomani le macchie erano diventate 4. E lui continuava a zoppicare. Andiamo dal medico, visita, prelievo del sangue, saluti, attesa. L'indomani abbiamo saputo che Eftimios aveva la leucemia. Ci vollero 2 giorni per prendere una nave che ci portasse ad Atene. Atene e Roma in aereo, il policlinico Gemelli, incominciarono le cure. Un bombardamento. Un bombardamento dentro un bambino, questo. Ho pensato spesso a questi anni a come e perché si è insorta la leucemia dentro Eftimios, alla macchia di sangue rappreso all'ombra del sicomoro, alla sua frase iniziale, gli uomini si sparano, fanno la guerra. Perché Eftimios si è fatto prendere dal cancro del sangue? La leucemia non c'è più. Abbiamo vinto. Ci vedremo ogni 6 mesi per controllare, disse la dottoressa. 10 anni erano durate, le cure della leucemia di Eftimios erano curate 10 anni. Voi sapete che cos'era la leucemia, che cosa erano le sue cure? Malattia sistematica degli organi emopoietici, caratterizzata da anomala e aumentata produzione di globuli bianchi. Questa è la leucemia sulle pagine di un dizionario. Sul corpo di un ragazzo degli anni 70, un campo di battaglia. Una battaglia al buio, alla cieca. Le dottoresse e i dottori non sapevano bene chi era l'avversario e sparavano. Con tutto quello che avevano, aghi, siringhe, pillole, liquidi, raggi. Raggi invisibili che sfarinavano i suoi capelli, biondo cenere. Gli altri bambini e le altre bambine piangevano, facevano i capricci a scuola, con i genitori, nell'ambulatorio. Lui no. Io non l'ho mai visto piangere. Il colore delle sue lacrime è rimasto sconosciuto. Non gli servivano le lacrime. Né ad esprimere i suoi sentimenti né a lubrificare le sue corna. Aveva sempre gli occhi lucenti. Ecco una cosa che manca al mondo e non lo sa: la luce imperterrita dei suoi occhi lucenti. Facemmo festa. Finita la leucemia, facemmo festa al modo dei ragazzi, con le pastelle. Lo portai al centro del centro di Roma, era il giorno del suo compleanno, 12 anni, l'83.
Una strada, una pasticceria, una pastarella. Altra strada, altra piazza, pasticceria, pastarella. Curva, curvetta, salitella, pasticceria, pastarella. Pasticceria, pastarella. Sfogliatella, pastarella. 12 anni, 12 pasterelle. E gli ridevano tutti i cuori della pelle. Pelle profumata di campi, di boschi, di mari, di sole, di luna. Pelle profumata di pasterelle. Cerca le parole senza fiato, senza capire, papà. Eftimio si muove davanti allo specchio. È davanti allo specchio grande. Si osserva muoversi, ma non si vuole muovere. Piccoli torcimenti del capo, come movimenti di un serpentello spezzato da un colpo caduto, non lo sa da dove, vuole sorridermi, ma non può. Mi guarda. Hai sbattuto da qualche parte? No, sì, alla porta del campetto di calcio. Bene, scendiamo di sotto. Lei non c'è, è a Roma. Dico che tanto il lavoro è finito, possiamo tornare in città. Le strade sterrate, le gallerie di alberi del bosco, la cassia, la storta, le palazzine ignare, il sole che cala. Le altre auto ci sfrecciano intorno, ci superano. Dove corrono, Eftimios? Senza guardarmi. Verso la morte, papà. Esatto, sorrido. Stiamo arrivando. Alla porta del campetto di calcio. E il professore che ha fatto, domanda lei. Mi ha chiesto se avevo battuto. Dove? Qui. E si tocca la tempia destra. E adesso ti fa male, no? Ci guardiamo, Alexandra ed io. Dopo abbiamo degli amici a cena. Nefeli ed Eftimio sono a letto, vado a dare ad entrambi il bacio della buonanotte e carezzo la fronte di lui. Siamo nella sala chiacchierando, sentiamo aprire piano la porta di fondo, fanno capolino lui e lei in pigiama. Ma voi qui vi state divertendo? Tutti ridono. Soltanto 5 minuti, eh? Sentiamo gridare Eftimio, sulla mattina del 78. L'avevamo lasciato un momento, 5 metri, 7 secondi al massimo per parlare con la dottoressa che lo seguiva in particolare, Luciana, un vulcano mediterraneo. Steso sul lettino, la flebo appesa ad un trespolo grigio, un tubicino che fiorisce in una farfallina che si infila in una delle sue vene invisibili. Era caduto, aveva sbattuto, aveva paura. Che succede? Le ciglia. Mi si sono intrecciate le ciglia. Gli occhi chiusi, le braccia alzate. Verso dove? Le ciglia, Pasquale. Le ciglia, Alexandra. La chiamavo, la chiamo lei, Alexandra, ancora. Le ciglia. Lunghe, incurvate, ragnatele. Si erano intrecciate e lo sotterravano. Come siamo riusciti a liberare i suoi occhi quella volta? Come si strecciano le ciglia di un ragazzo e i capelli di una ragazza, i pensieri di un uomo e di una donna che prima si attorcigliavano, come si strecciano? Tante volte di giorno e di notte mi sono avvicinato a lui piano, senza respirare, per sentire se respirava. Da lontano tutti sono morti, se ti avvicini scopri che alcuni sono vivi. Socchiudo la porta, varco la soglia. Un passo, un altro ancora, no, non decido. Un altro passo. Il suo corpo, il suo petto, la sua testa, la sua bocca, mi chino e il suo respiro. Anche l'ultima volta, dopo 10.000 volte, ho cercato di sentire il suo respiro. Dov'era finito il suo respiro? Lui ora, dov'è finito?
Tutti pensano che stia lì nella tomba stretta, qualcuno lo va a trovare, si prega, si ginocchia, verso dove? Non lo so, io no. Non è nella tomba stretta. È accanto a te. Sta di fronte a me. Vedo dondolare questa pianta. Fiorita da 100 bocche di ogni rosa, amaranto, piano, cullata dal vento. Forse è lei che muove il vento fino a te, la vedo. So che è qui. Da dove altrimenti questa luce leggera? Questo silenzio in punta di piedi, questa calma profonda. Blocco il respiro. Ascolto. Sento respirare. Perché scriviamo un film di fronte a tanta bellezza? Scrivevamo Luce Senz'ombra nella casa tra i gamberi al lago. Ertinius veniva spesso nello studio al piano di sopra dove lavoravo. Si sedeva sulla poltrona di legno e cuscini e mi guardava lavorare. Io scrivevo, pensavo, correggevo, ripensavo, riscrivevo. Lo guardavo ogni tanto, lui imparava. Poi ho capito che aveva imparato tutto. Ci siamo messi a scrivere un film insieme. Avevamo già lavorato un altro film insieme, Angelus Novus. Lui si era occupato delle musiche. Luce Senz'ombra era il titolo di quest'opera. L'avevo tratto da Leonardo a indicare quella certa luce della prima mattina o dell'ultimo pomeriggio, in cui i raggi del sole non sono ancora arrivati o se ne sono appena andati. E le cose del mondo raggiungono un equilibrio perfetto di volumi, di colori, e tutti tacciono. Gli uccelli, gli alberi, persino certe persone che non la smettono più. Volevo scrivere Eftimio se ho scritto Luce Senz'ombra. Scrivevamo con metodo, fino alla sera in cui arriviamo alla scena in cui un giovane terrorista si fa il bagno, come per liberarsi dal dolore, come Sant'Agostino, di notte, è solo e si fa il bagno. Poi non scriviamo più. Ma ogni tanto io gli ricordo che dobbiamo continuare. E quel giovane l'abbiamo lasciato a mollo. Lui sorride, piano come Mozart, che non sai mai se ride o se pensa o tutti e due insieme. E poi un giorno mi chiede: papà, perché scriviamo ancora un'opera quando il mondo è pieno di grandi opere? E ci sono gli alberi, i mari, le persone meravigliose, anche quando non lo sanno. Si pone l'indice orizzontalmente sulle labbra e pensa con me. Io mi fermo, penso con lui, lo guardo e infine gli dico: perché stiamo insieme, costruiamo, inventando altre opere, altri mari, altre persone, intanto la vita passa. Gli basta, non risponde, gli bastava poco per vivere. Cercavamo una terra per una casa. Era il 1976, avevamo già perlustrato i dintorni di Roma verso est, la Salaria, la Nomentana, mi ricordo una casetta che era vuota a due passi dalla ferrovia. Poi abbiamo perlustrato verso sud, ma poco perché i latini sono troppo chiassosi. Poi verso ovest, l'Aurelia, fino a Cerveteri, che fighi che c'erano quell'anno. Restava il nord, l'Etruria meridionale, ci arriviamo con un'amica di lei. Lasciamo la Cassia prima di Sutri, svolta a sinistra, poi a destra, una stradina che sale, 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 si imbuca dentro un bosco e poi esplode di lato a noi, secondo la lezione dei barocchi, il lago di Bracciano, una striscia di terra, il mare. Sotto una quercia traspirante mangiamo la sugla di Mimis alla cipriota, sfiorati dalla brezza che sale allegra dal Tirreno. Siamo sulla cima dei Sabatini, il bosco, alberi alti, la vallata Cimina che si stende fino all'Appennino, il cielo, fiori, steppi, uccelli, mucche al pascolo prato, greggi completi di sardi. C'è una quercetta. Eftimios e Nefelidi si arrampicano. Lei grida tutto il pomeriggio. Lui osserva tutto. Due ragazzini su un albero. Ci guardiamo più volte in silenzio. Alexandra ed io. E questo è il posto per piantarci una casa. Piantarci una casa. E viverci dentro, intorno. Assemblea. Che ve ne pare? Una casa qui. Sì! Passeggiamo prima di ritornare in città. Una fonte zampilla ai piedi del bosco, impronte di cinghiali, nel fango e poi...
sui prati dell'Appennino un serpentello, mummificato da un incendio. È un corbettino. Lo riconosco dalle quattro minuscole zampette, incurvato fino a formare un numero arabo. 8. E poi, se si sdraia, l'8 diventa il numero dell'infinito. Ci avete pensato? La quercetta adesso è diventata una quercia. Il bosco è cambiato poco. Il lago ancora meno. Il mare niente, visto da lontano. Non parliamo poi del cielo. Sì, il tempo passa, ma non per tutti con la stessa velocità. Se capitate da quelle parti e sentite una ragazzina che grida tutto il pomeriggio e accanto a lei vedete un ragazzino che osserva tutto e finge di non vedervi, il posto è quello. C'è anche una casa grande, oramai è troppo grande, si capisce a vederla bene che è vuota. I ragazzini e le ragazzine preferiscono le querce, soprattutto se sono piccole. Siamo dispari e nel palco da solo hanno messo me. San Lorenzo, quinto ginnasio, 1985. L'anno in cui insorse dentro il tigno si tumore al cervello. Come non bastava la leucemia. E perché? Da dove? Quante volte ci ho pensato intorno al perché e al dove? L'idea che mi sono fatta è questa, la cobaltoterapia. Ipotesi dei dottori, supposizioni delle dottoresse, riflessioni mie, può essere, deve essere. Non oso pensare altro. Eftimios continuava ad andare a scuola come gli altri ragazzi, viveva come loro, studiava come loro, soltanto più leggero, più concentrato, più pensate che esagero. Ti idealizzo. Che dicevo? La scuola. Come suddividere ragazzi e ragazze dispari nei banchi? La natura dei banchi è quella di essere pari, no? La professoressa provò diverse soluzioni fino all'ultima che ci comunicò Eftimios di passaggio. Siamo dispari e nel banco da solo hanno messo me. Andammo a trovarla, la professoressa, per capire. Capivo. Asettica, sorvegliata, parca, di parole, di colori, di sensazioni. Secca di palestra eppure lubrificata da saponi delicatamente detergenti, atrocemente sana. Franz Kafka mandò all'editore della sua Metamorfosi una lettera intorno all'immagine da apporre sulla copertina e scrisse gridando: l'insetto no! Non era diventato un insetto, Gregory Samsa. Chi in lui gli altri temevano e fuggivano? Di chi si erano liberati alla fine, con un sorrisetto complice, i genitori e con uno stiracchiamento aggraziato, la sorella? Di un essere umano dispari. Insomma, di un malato. La sua testa! In alto, riccioli. Riccioli ionici, pionto cenere. La fronte Palazzo Massimo, alle colonne. Le tempie quelle d'avorio dei gammei orientali. Gli zigomi alti ponti svettanti tra le orecchie di madreperla, il naso veliero leggero. E gli occhi. Gli occhi grandi, limpidi, chiari, lenti, di 100 colori. Pane per i denti di 100 pittori in coro. Con tutta la sua calma. Matisse la sua felicità, Manet la sua facilità, Leonardo il suo disegno, Klee la sua libertà, Morandi stupefatto nel pomeriggio, Picasso niente è bello da tutti i punti di vista, Masaccio sto come una montagna. Caravaggio, mi basta l'essenziale. Artemisia Gentileschi, dormi
Amato mio, mentre ti infilo dentro la tempia questo chiodo, guardandoti con gli stessi tuoi occhi, e la bocca delicata, e i denti belli, come tutti i denti di tutti quanti i ragazzi della sua età. Prima che li cerchiassero complici le mamme e i dentisti con quegli orrendi apparecchi di metallo. Le carie le curavamo, andavano curate, fino al giorno in cui c'era un appuntamento dal dentista. Senza dirci niente, Alexandra e io decidemmo di non farlo più. Ertinius andava a morire. E non disse niente. Non chiese niente. Andò al suo pianoforte. E suonò. Proiezione di Angelus Novus nella saletta di Cinecittà. Il film era durato 2 anni tra riprese, produzione, edizione, montaggio, che poi sono gli anni dall'85 all'87, gli anni del tumore al cervello di Ertinius. Lui si era occupato delle musiche, aveva scelto dei brani di Mozart. Ertinius suonava il pianoforte, ascoltava la musica. Degli eterni preferiva Vivaldi, dei contemporanei Bob Dylan. Per Angelus Novus scelse Mozart. Anch'io ho scelto Mozart per lui. Un registratore messo al punto giusto, una cassetta, un gruppo di amici al cimitero di Bassano Romano, 4 parole. Questa gli sarebbe piaciuta. Mozart. Perché Ertinius scelse Mozart per un film sulla crisi, sulla disperazione, sulla morte? Perché Mozart non è mai disperato. Piange e ride insieme. Io ho scelto Pasolini in quegli anni perché ero disperato. Vedevo Ertinius morire. La proiezione di Angelus Novus. Gli occhi di Ertinius nel buio della saletta da 40 posti, a Cinecittà. Tutto ad un fiato, tutto uno sguardo. Usciti alla luce eccessiva della sera nei viali di Cinecittà, camminavamo lui ed io. Il film che girava ancora dentro. Lo lascio pensare, saliamo in auto e torniamo verso casa. La parte più bella è Timios. Il guardrail di notte. Il film comincia con Pasolini che gira in auto intorno a Piazza del Popolo, a Roma. Gira, 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 come una mosca, che non sa dove andare a morire. Grigio fuori, grigio dentro. Poi a un certo punto prende via del muro torto. Curve, gallerie, la tangenziale, il raccordo. Le luci, insieme alle auto e alle case, diventano sempre più rade. Tutto diventa sempre più nero. Paesi lontani, commoventi, come presepi. E a questo punto, tra il nero del cielo e il nero della terra, il guardrail. Una striscia di 1000 sfumature, di 1000 colori, sfreccia. Ci segue, ci accompagna. Non ci lascia più. Ertinius. Thank you.
Nella casa tra gli alberi e il lago c'erano due tavoli. Un tavolo grande, grandissimo, per gli amici che ci venivano a trovare nei loro giorni di festa. E il tavolo da ping pong. Regolare, regolamentare, implacabile. Nelle sue dimensioni verdi, complete di strisce bianche. Gli avevo insegnato il gioco. I colpi, la posizione. Italiana, cinese, coreana. Lui imparava subito, non finiva di imparare che già insegnava. A un certo punto, all'inizio lo battevo. Non gli piaceva perdere. Come facevo a mascherare la sconfitta, forzavo i colpi, fino a farli diventare troppo difficili persino per me stesso. Lui lo capiva, era troppo intelligente. Lo capiva che io quando volevo vincevo. Una volta avevo invitato la truppa intera di Angelus Novus, turbolenta per troppa democrazia. Avevo battuto tutti, inevocabilmente. Il film poteva continuare. Poi, ha cominciato a battere. Non mi piaceva perdere, tiravo fuori i trucchetti. Scusa, la scarpa un attimo. Questo è un momento di vedere se si giocava con i mocassini. Sai che stai migliorando tantissimo, fai dei colpi bellissimi, vorrei parlare un momento dei tuoi colpi. Ok, Giuliano. Ah, scusa! Baudelaire, lo sai? Un secondo Baudelaire. L'eroe, secondo Baudelaire, è colui che è immutabilmente concentrato. Ti volevo dire queste cose di colpi. Era concentrato e mi batteva. Che gioia battermi, che gioia essere battuto. Era il suo idolo. Una sera, verso la fine, la pallina non si voleva più staccare dalla sua mano sinistra. Tentava di lanciarla in aria per colpirla e rimaneva incollata alla mano sinistra. Il tumore lo colpiva ai centri motori. Quella sera la prese con la destra, la lanciò con la destra e la colpì con la destra. Dovetti batterlo per non farla arrabbiare. Non giocavamo più a ping pong. Le racchette sono ancora lì nella sala da ping pong della casa tra i gabberi al lago. Ci sono un sacco di palline nell'erba alta. Non si riescono a staccare dall'erba alta. Perché sono caduto, papà? Non corro. Avanzo piano, non lo aiuto, si siede. Sta ripensando altro. Non risponde. Continua a tenermi per gli occhi e io per i suoi. Non dubito. Dimmi, ho dubitato alla fine. Quella sera mi ha continuato a guardare, a più riprese, senza lasciare i miei occhi, sorvegliando i miei gesti. Perché non l'ho ucciso uno degli ultimi giorni? Prima che dubitassero, potevo farlo senza aver accorto nessuno. Forse l'avrebbe capito il dottore che lo curava a domicilio, quel San Luigi napoletano in forma di dottore. Non l'ho fatto perché era sereno. Tutto era motivo di gioia serena per lui. E aveva quella dote propria dei grandi esseri umani di fare di poco tutto. Quella notte era di luna piena. Ci siamo affacciati alla finestra sul lago. La striscia di terra, il mare, più vicino a noi gli alberi, da frutta, da ombra, da arrampicata. Luce azzurro-grigia della luna nelle sere d'estate. I contorni delle piante sfumano nella terra, quelli della terra nel cielo e quelli del cielo nel mare. Silenzio stupefatto. Tutti tacciano, le civette, i cani. L'usignolo s'affila piano il becco aspettando l'ora prima dell'alba. Stiamo zitti.
mi mette una mano sulla spalla. I suoi occhi quella sera. Come ha fatto Eftimios a resistere tanto, con quella leggerezza. Tanto dolore. E le dottoresse e i dottori non capivano. Pensavano che fosse merito nostro. Di Neferi, di Alexandra, mio, dell'ambiente. Da quando gli esseri umani non credono più in Dio, credono nell'ambiente. Dottoresse e i dottori gli avevano detto di non muoversi durante la combattoterapia. E lui stava lì, buono, immobile. Si stendeva sul lettino, di fianco, si preparava, senza fretta, senza parole. Lo aggiustavano, prendevano le misure, uscivano e si mettevano accanto a noi, dietro l'oblò da cui potevamo guardare l'operazione. Lui ci guardava per tutto il tempo. Quanto dura? Dura il tempo di una combattoterapia. Poi un giorno del 77-8, lui avrà avuto 6-7 anni, nel mezzo dell'operazione mi pare di vedere una lacrima tracimare dalla sua palpebra, indugiare prima e poi calare lentamente, lentissimamente, dal ciglio alla guancia, tonda, trasparente, che non si lasciava distinguere chiaramente. Una sola. Una sola lacrima in 13 anni di cura. Quando poi è uscito fuori dalla blog, la lacrima non c'era più, me l'ero inventata io. Perché gli esseri umani piangono? Per comunicarsi. Per comunicarsi in uno stato d'animo di sofferenza, per commiserarsi, per farsi commiserare. Eftimios non piangeva. Il dolore fisico lo provava, certo, ma c'erano dei sentimenti, degli stati d'animo che non conosceva, non sapeva odiare, non sapeva invidiare. Odiare? Ma perché? Invidiare chi? Non si faceva sovrastare dal dolore, non sovrastava con le parole, non stravinceva. Non si abbandonava alla sconfitta prima di perdere, non era modesto, non era superbo. I vizi non lo interessavano, non dava lezioni. Forse quella lacrima era salita. Una lacrima può salire. Magari una volta l'ha fatto. Provateci, provate a entrare in una saletta per combattoterapia, a sdraiarvi, a aspettare il vostro turno e a guardare. Gli altri, quelli che vi guardano da questa parte, da dietro l'oblò. Sono commoventi, no? Oppure, se volete, andate in giro per il mondo. Entrate in un mercato di Tunisi o in una chiesa di Arezzo. Guardate gli esseri umani che comprano e vendono, che pregano, che si fanno pregare. Sono commoventi, no? Vivevamo in un appartamento, ho tentato un bonsai. Un amico mi aveva regalato un nespolo in un vasetto che stava sul suo balcone. Io l'avevo portato sul mio di balcone, il vaso era stretto, il balcone
era più stretta ancora e tentai la pratica orientale di bonsai. Si fa così, mi ha detto un amico giapponese. Tu taglia anima, torno, torno, taglia la corteccia, torno, torno, poi incide anima con punteruolo, poca acqua, niente, tirato e lui cresce. Poco ma cresce, si adatta, sopravvive minuscolo. Detto fatto, taglio, incido, nego, sorveglio, osservo, lui cresceva, infatti piccolo piccolo. Ma cresceva, stava lì come un cane con le orecchie alzate che aspetta una bastonata e si fa piccolo piccolo. E poi lasciava spuntare qualche fogliolina, persino un fiore. L'anno dopo lo spuntò persino un nespolo. Un nespolo giapponese, perché i nostri nespoli in realtà sono i nespoli giapponesi. I nostri, gli italiani, sono diversi, marrone scuro, un po' più... Avete capito, no? Sì. Allora, a un certo punto fu pronta la terra per gli alberi in campagna. Lo trasportammo in collina. Lo sistemammo in una grande, in una bella buca. Acqua, aria, luce, aria, gli altri alberi fratelli intorno, il sole e la brezza del mare, la pioggia del cielo, esplose. In poco tempo divenne un vero, grande albero meraviglioso, con le foglie grandi e belle e dure come quelle dei guate di Giotto. Poi di colpo morì. Io credo troppa gioia. Non pensavo che fosse possibile tutto questo, gli altri alberi, gli uccelli, la luce. Era in paradiso, pensò. Costruivamo un portico in faccia al lago. Il sole batte forte a 500 metri d'altitudine con l'aria pura, soprattutto se la casa, come la casa tra gli alberi al lago, è esposta a mezzogiorno. Prendemmo in assemblea la decisione di costruire un portico. Portico di legno, di castagno stagionato in mezzo agli altri alberi di castagni fioriti. Arrivarono le colonne, grandi pali quadrati, buone, un po' interstiziate. Sergio, che ho conosciuto meglio soltanto dopo, per troppo poco tempo, che fretta c'era ad andarsene anche lui. Si scoprì Sergio amico del venditore di pali, gli domandò dei pali imperfetti e quell'altro, beh, a qualcuno le dovevo pure dare, no? Stefano, l'amico testimone di Geova che non ha mai finito la facoltà d'architettura ma che tutti quanti i muratori lo chiamano comunque architetto, venne a trovarci. Dove ti sei cacciato Stefano, pure tu adesso? Era un pomeriggio, era l'87. Eftimio oramai era nella sua cameretta umbrata tra l'Appennino e il Tirreno. Mi dai due mani, Stefano? Certo, che facciamo? Rispose subito Stefano il buono. Vieni. Prendemmo una delle sedie con i braccioli, quelle che avevamo portato da Cipro, vi intronammo Eftimio, lo sollevammo a quattro mani e lo portammo sul monticello accennato, davanti alla casa tra il portico in costruzione e il lago. Eftimio si avanzava, allegro dentro, allegro fuori, come un principe orientale, in alto a sinistra, con i suoi grandi occhi protetti da lunghe ciglia paraboliche. Guardò. Dopo poi gli chiesi, Eftimio, che te ne pare? Iniziò una lenta panoramica circolare. Gli alberi del bosco uno ad uno. Poi rocca romana, piramide etrusca, il lago con tutte le sue onde da un lato all'altro e tutti i pesci affioranti, Monte Termine, gli alberi d'alto fusto, le ginestre, i cardi, le allodole che salgono, salgono, salgono quando decidono di andare a morire. Guardò me e disse, continuate. Thank you.
Il suo gioco preferito era il gioco degli scacchi. Il gioco è il paradiso, dove tutti sono leggeri come gli uccelli e non come le piume. Dove tutti e tutti hanno le medesime possibilità e non le medesime idee. Finalmente tutti quanti, bianchi e neri, rossi e gialli, uomini e donne, vecchi e bambini, pari e dispari, tutti e tutte in paradiso. Che partite di scacchi. A volte duravano un minuto, a volte duravano una settimana. Delizia delle partite di scacchi con Eftimios, figlio mio. Padre mio, amico mio. Murphy, secondo lui, soprattutto Murphy. Quel giocatore che ti faceva mangiare tutti i suoi pezzi. Quelli più importanti, persino la regina, e tu rimanevi con tutto. Tutto inutile. Non sapevi più che farci dei tuoi pezzi sovrastanti per peso e per numero. Lui ti aveva portato all'inferno del troppo. Le nostre partite a volte duravano settimane. Una mattina alla sera, prima di andare a dormire. E poi appena svegli, il primo pensiero, la mossa. Lui tornava da scuola, veniva a controllare se durante la mattinata io avevo fatto la mia mossa. No. Si sedeva al tavolo, mangiavamo. Poi a un certo punto, nel bel mezzo del pranzo, io mi alzavo per provocarlo. Andavo nel salone dove c'era la scacchiera, con i pezzi ben disposti alla battaglia. Tornavo, silenzioso, mi sedevo a mangiare. Continuavamo. Lui dopo un po' si alzava, andava a controllare. Tornava con un sorriso. La tua prossima mossa, Eftimios? Quale sarà la tua prossima mossa? Andiamo a fare una passeggiata, Eftimios. Andavamo. La prima cosa di cui si muniva erano una canna e un bastone. Andavamo per prati, nei sentieri, nei boschi, scambiando una parola, due, tre, ragazzo di poche parole, quelle giuste, quelle belle. A che gli servivano la canna o il bastone? A distruggere tutti i cardi che incontrava sul suo cammino. I cardi lui non li poteva sopportare. Achille in battaglia, il feroce Saladino. Gesù, sì, vi ricordate Gesù? Se la prende contro un figo sterile che non dà figli, che è debole di nervi, un caratteraccio, Gesù di Nazareth. Perché invece contro un figo sterile lo maledice? Che cosa stai facendo tu? In questi giorni che fai? Tu che fai queste notti? Siete alberi di figo? E non date ai passanti i fichi per cui siete nati e vissuti? Ma è voi se lo potete da fare? Peccatori. Avete gli occhi, non vedete. Avete le orecchie e non sentite. Avete il cuore e non amate. I cardi hanno e non danno. Dentro si tengono la polpa e il frutto, dolcissimi. E fuori ergono i denti, mostrano le spine. I carciofi foglia dietro foglia si spendono fino all'ultimo per tutti, fino al cuore. Tenero, pulsante. Se andate fino in fondo vedrete che pulsa ancora. Sofia abbracciava gli alberi da piccola. Gli stessi alberi che Eftimios ha piantato, Sofia li ha abbracciati. Lui non c'era più. Dov'era? Dentro gli alberi, credo. Per questo Sofia li abbracciava così forte, tenendoli stretti, che non volassero via. Eftimios l'aveva cullata da piccola. Lei infatti ha il suo stesso odore, il suo stesso portamento. Gli alberi. Uno dice gli alberi, ma gli alberi è come dire i cinesi. Sembrano tutti uguali, sono tutti diversi. Se voi potate un pruno come potate un olivo, lo ammazzate, il pruno vive qualche anno, l'olivo qualche secolo, ma bisogna potare. Il castagno, il melo, il tiglio, a ciascuno il suo taglio, ma potare bisogna. Anche gli uomini, l'educazione è una potatura. Tranne figo. Il figo non ha bisogno di niente, non vuole acqua, non vuole concime, non vuole essere potato, sta bene come sta. È un figo.
coraggioso. Protegge il suo territorio dagli altri pettinossi con una decisione da non crederci. Ce n'era uno che aveva conquistato intorno alla nostra casa in collina. Era lì ad aspettarci la mattina, la notte dove andasse a dormire non si sapeva. Scompariva all'imbrunire. Ciao, domattina, presto, si intende, certo. Era l'81-82 e la casa tra gli alberi al lago non era ancora finita. Arrivarono le imposte e il giorno dopo i muratori dovevano montarle. Così decidemmo di restare, Timios ed io, per evitare che qualcuno le rubasse. Accendemmo un grande fuoco nel camino, che era già grande di suo. I ciocchi di castagno scoppiettavano nella caverna. Il fuoco ballava. Ballava sulle punte che si infilavano rosa e rosse dentro la cappa, ma al centro bianco, d'un bagliore folgorante. Di solito noi guardiamo rapiti il fuoco, sono le punte, il movimento, la distruzione che ci attira, ma il centro del fuoco è troppo bianco, appagliante. Eftimios amava il centro. Il centro delle cose, l'essenza, l'anima, il troppo bianco. Stavamo lì seduti a guardare io le fiamme e lui il centro e penetra il pettirosso alla finestra, si mette lì a due passi da noi. Come se non ci fossimo. Eftimios si girò lentamente verso di lui, si guardarono all'unisono e poi tornarono a guardare insieme il fuoco, nel centro. Il pettirosso strinse gli occhi per vedere meglio, sempre meglio. Vide, si gonfiò tutto, spiccò il volo e si lanciò diritto al centro del fuoco abbagliante. Subito divenne un puntino nero e subito divenne tutto bianco. Eftimios strinse gli occhi. Allevavo colombi, liberi sui Monti Sabatini. All'inizio erano i colombi che conoscete voi, grigi e blu, un puntino bianco delle città. Me ne aveva regalato una coppia un mio studente della scuola artistica di Sette Vene dove insegnavo. Li avevo portati nella casa tra gli alberi al lago, avevo costruito una voliera. Loro lì avevano fatto i primi nidi ed erano rimasti così, liberi della zona. Poi ho cominciato a incrociare con i colombi bianchi, li preferisco i colombi bianchi. Il primo l'avevo trovato ai piedi del mulino di Capranica, mentre facevo la fila aspettando la farina macinata fresca. Ero lì dietro una famigliola orrenda ad aspettare e lui scende a cercare qualche chicco di grano disperso. Fa due passetti, si avvicina, ma quello che è zoppo? No, non è zoppo, ha un filo di lenza attaccato alla zampa. È fra il muro e me, lo guardo e mi ricordo che da ragazzo sono stato portiere di calcio, Termatofilacas, come parlante in lingua greca, il difensore dell'ultima linea. Lo guardo, lo finto vola, tuffo lo va! A un certo punto Eftimios non c'era più e i colombi bianchi erano tanti, non tutti ma tanti, e fra i tanti noto uno più bello, più aggraziato, più coraggioso. Non scappava via quando mi avvicinavo. Che giri, che voli! Arrivava sprecciando saliva avvilando, maestoso come un colombaccio, leggero come un raggio, bianco come un fantasma. Ero seduto un giorno pomeriggio di fianco al tavolo di marmo, sotto la breccetta. Brezza del lago e del mare, poggio il braccio destro sul tavolo e arriva lui, il colombo bianco, si ferma vicino a me. Mi guarda, calmo, stende la destra sul marmo, vi ci si sdraia sopra. Si metteva in cima alla discesa d'erba sulla quercetta. Studiava la traiettoria più lunga, allungava tutto il corpo. Petto, testa, mani, spalle, e si lasciava andare. Lo faceva e rifaceva di nuovo, in esausto, uno spasso. L'odore d'erba lo inebriava, forse il suo cuore era fatto d'erba, forse le sue mani erano fatte d'erba. Ci sta un centro termale nei pressi di Bracciano, completo di fanghi curativi. Vera, un'amica di Alessandra, l'incontra anni fa e gli dice: senti, devo dirti una cosa, Alessandra. Sì, dimmi, lo sai che faccio la cura dei fanghi, no? Sì. Beh, l'altro giorno arriva un massaggiatore nuovo, non l'avevo mai visto prima, leggo sulla spallina un nome, Eftimios. Sì, Eftimios. Gli chiedo: scusa, ma come mai questo nome? Lui così. Torno, ci conosciamo un po', a un certo punto non ce la faccio più e gli chiedo: senti, devi dirmi perché ti sei scelto quel nome. Lui si decide. Sono capitato alcuni mesi fa al cimitero di Bassano Romano. Ho una zia e mia cugina da quelle parti. Camminavo e gli occhi mi finiscono su una scritta. È finita, nel ricordo, la grazia infinita di Eftimios. E accanto alla scritta un cuore che sembra una pietra spaccata o una pietra che sembra un cuore esploso. Eftimios, un bel nome, mi sono detto. Così l'ho scelto. Eftimios non sta nel cimitero di Bassano Romano, non ci andate.
Eftimio, sei in un centro termale nei pressi di Bracciano. Come riconoscerlo? Beh, dal nome. Ma se vi fate fare un massaggio da un giovane e sentite il pizzicore fresco delle sue mani d'erba sulle tempie, sulla fronte, sugli occhi, siete ne certi?